non era proprio l'avversario più simpatico da incontrare Udine. Al di là di quello, la squadra che ha vinto 20 su 23 partite, Coppa Italia compresa, e quindi credo che abbia una forza dichiarata che nessuno mette in dubbio. Però devo dire che abbiamo fatto un passo avanti, sicuramente questa partita l'abbiamo usata come insegnamento, come per capire un po' qual è la felicità quando si gioca per davvero, quando si gioca con squadre di un livello superiore al nostro e i ragazzi non hanno mai sbracato, perché anche sotto di 20 potevamo prendere anche 30 e invece siamo stati lì e abbiamo avuto la palla, non dico per pareggiare, ma quasi siamo andati a meno 3. Potevamo veramente fare qualsiasi cosa. Nonostante siamo un po' incerottati, l'avete visto, lo stesso Cortese che ho dovuto mettere in campo non è al meglio perché ha un problema a un muscolo della gamba, lo stesso Iannuzzi ha un problema al retto femorale, però tutti hanno stretto i denti, hanno voluto esserci, hanno voluto dare il loro contributo. La scelta appunto di fare la 3-2 per 20 minuti sta quella proprio di preservare l'energia di questi ragazzi, qualche fallo. Poi è chiaro che arriva Giuri, fa 6 su 6 e ti sballa un po' tutto. Però alla fine abbiamo usato la uomo, l'abbiamo usata molto bene. È chiaro che ci manca qualche terminale in più, qualche giocatore che fisicamente dentro l'area si faccia rispettare. I tanti errori dentro l'area di Laganà, ma soprattutto di Stojanovic, stanno lì ad indicarlo. Non abbiamo questa presenza, questa furbizia per poter sopperire e poter supportare i contatti fisici in un'area così affollata e così atletica. Però subito nella seconda parte della gara abbiamo riaperto la palla, abbiamo provato a giocare di squadra, abbiamo cercato comunque di trovare un tiro pulito. Spesso l'abbiamo sbagliato anche senza un contrasto. Quindi devo dire che la squadra ha veramente cercato di fare quello che poteva fare e speriamo che tutta questa settimana intensissima ci porti ad avere appunto qualche cosa di bagaglio tecnico per andare a vincere a Piacenza, che è la nostra vera gara da vincere, una gara che vale 4 punti, sicuramente.